Amici di calciomercato.com, nuovo appuntamento con l'indiscrezione. Parliamo oggi della squadra più attiva fin qui in questi primi giorni di trattativa, ovvero il Frosinone, che ha già chiuso due colpi. Il primo è quello per Di Nuijsen, difensore classe 2005 di proprietà della Juve, che si andrà a aggiungere vari Barrenechea, Sule e Caio Jorge con la squadra di Francesco. Sarà un rinforzo importante per il centro della difesa. Per quanto riguarda i terzini, invece, il Frosinone è un passo da chiudere anche l'operazione con l'Atalanta per Nadir Zortea. C'è stato l'infortunio di Marchizza, che starà fuori per diversi mesi, e allora il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi ha subito preparato questo colpo per rinforzare la squadra di Eusebio Di Francesco. Un'altra operazione che verrà ufficializzata non appena verranno aperte ufficialmente le trattative il 2 di gennaio. Si lavora poi per un terzo colpo, sempre sulle fasce, però per quanto riguarda l'attacco l'idea è provare a riportare a Frosinone Alessio Zerbin, esterno di proprietà del Napoli, che ha già giocato a Frosinone in prestito 2 anni fa in Serie B, aveva fatto molto bene, tanto da meritarsi poi la possibilità di rimanere nella rosa del Napoli per l'anno scorso, quando ha vinto lo scudetto, e anche per questa stagione. Non ha trovato grande spazio fin qui, e allora se il Napoli dovesse aprire la possibilità di concederlo in prestito, il Frosinone sarebbe molto molto interessato.